Ragazzi, oggi vi porto la reaction a questa partita di Adrian su Rebirth Thailand, dove si è fatto ben 51 kill. Andiamo subito a guardarle. Cade subito nella zona di control center. Gli arriva il primo, lutta una striker, il primo a terra, il secondo lo pusha anche, gli rompe la camera. Siamo a 2 kill. Adesso sale sul tetto dove altra gente. Gli cade uno in paracadute, il terzo a terra, il quarto pure. Gli arriva il quinto. Un'altra pistola, riesce a farselo, no? Siamo a 5 kill per Adrian. Se non è un altro dietro, lo pusha. L'altro se ne scappa. E ancora lì, gli fa il giro. Non gli prende neanche il tiro. E siamo a 6 kill. Gli arriva un altro in paracadute. Non una buona idea arrivare così in paracadute. Infatti, gli stanno arrivando tutti in paracadute così. Kill gratis per Adrian. Siamo a 8 kill. Altra gente che arriva con la macchina sotto control, lo push ma sta salendo sopra. Attenzione, sono due team, l'altro gli ruba l'altra kill. Attenzione che lo craccano, ha messo uno a terra, quindi deve ritornare. Infatti l'altro si era arrestato, lì entra un altro però spara al muro. Siamo a 10 kill. Sicuramente queste partite stavano giocando in due contro quartetti. Ovviamente per Adrian non una cosa difficile. Ho messo l'altro a terra, giù qui alle tende. Siamo a 11 kill quando mancano 10 team ancora. Ovviamente stava giocando con il nuovo meta a corta distanza, la BP50, con il kit di conversione. Mette altri due a terra, il terzo anche, e whippati questi qui. 9 team restanti. Attenzione che altra gente qui nella casetta, lo pusha. Siamo a 15 kill. Attenzione, il drone bomba. Lo pusha un altro in linea retta, siamo a 16 kill. Attenzione, un altro drone bomba. Tirano anche un aereo, un altro dentro, gli rompe la camera, bella. 16 kill, gli rompe anche la telecamera a quest'altro che non poteva nulla contro Adrian, e sono 17 kill. Attenzione che lo crack uno sniper da dietro, si deve curare. I'm locked in, come on. Attenzione che altra gente nelle casette, li tira un aereo. Entra nella casa di campers, sale sopra per prendere l'altezza. Infatti lo cracca, però non riesce a farselo. Non può uscire adesso che ancora l'aereo, adesso esce. Lo andrà a pushare, attenzione che lo cracca un altro che era nascosto nell'angolo, però gli fa un turn on e se lo fa. Quando siamo a 17 kill, un altro lo pusha a pistola, non una buona idea contro Adrian. L'altro si è arrestato, però lo mette a terra di nuovo sulle scale. Lo push un altro da sotto. Però cade con l'aereo di santo. Pensino che è un altro nascosto qui. Non gli dà neanche un colpo, ragazzi. Bella questa lobby. Ovviamente per farsi 51 kill, anche se sei Adrian, devi trovare una lobby di questa qui, belle. Poi comunque bisogna farsi delle 51 kill. Se non sei Adrian, difficilmente te le fai. Quando siamo a 21 kill, 22, si stava restando l'altro. Lo confermo. C'è un altro giù. Cracca soltanto, si deve curare. Push un altro. E 23esima kill per il nostro Adrian. Altra gente sta cadendo qui nella zona di control center. Adesso gli andrà a pushare.
Si prende il loadout. Ovviamente l'arma principale è la Ram 7, meta ormai da mesi e mesi e mesi, nonostante tutti i nerf che ha ricevuto. E adesso anche la BP50 con il kit di conversione. Mette un'altra terra quando siamo a 26 kills. E mancano 8 team. Se gli push un altro, il movement gli è girato intorno. Grande movement di Adrian qui per la sua 27esima kill. Attenzione che altra gente giù. E si mangia la tornata. Siamo a 28 kill. Altra gente nelle tende. La traccata. Bella sta traccata con la Ram 7. Nelle tende, altra gente. Li andrà a pushare. Continuano a cadere nelle tende. Uno nascosto qui dietro. Non lo trova. Primo a terra. Il secondo craccato. Deve tornare indietro perché sta con poca vita sicura. Infatti adesso ritornerà lì e si fa anche l'altro. Attenzione, gli scende un altro. Rimane a mezza vita e altri due, quindi si deve prima curare. Gli tirano una granata, torna indietro. Si mette in head glitch, si fa il primo. Adesso gli manca l'altro che gli sta venendo da dietro. L'altro non è stato restato, quindi confermata la kill per lui, che quando siamo a 32 kill ritornerà a control che è pieno. Quasi a terra questo qui sopra. Lo sono scesi giù, se ne scappa, lo mette a terra. Ecco, con Adrian non puoi scappare, ragazzi, con l'aim che è già perfetto. Non si scappa. Laserato anche questo qui. Quando mancano 7 team e siamo a 35 kill. E adesso si andrà a spostare. Finisce prima questo. Siamo 36 kill. Attenzione che da sopra il faro i soliti camper. Lo craccano, non lasciano uno di vita. Ma riesce comunque a curarsi. L'altro guarda giù. L'ha confuso con il movement. Attenzione che è un altro alle tende, incredibile. Siamo a 38 kill. E adesso se ne andrà nella zona di prison. Quando mancano 5 team, 38 kill. Se non l'avete ancora provata, ragazzi, provate questa BP50 che è fortissima. Nel canale avete anche la build con la migliore configurazione. C'era Factory? Non era scarso questo di Factory, ne ha lasciato uno di vita anche ad Adrian. Però Adrian se lo fa. Attenzione che ha gente dietro, crack il paracadute. Quasi se lo fa, lo mette a terra. Un altro sotto. Questo sotto non so cosa faceva. Cioè che ha uno sul faro ancora con lo sniper. Però diciamo che non è dei migliori con lo sniper. Qualcun altro nella zona di Factory. Adesso quello del faro deve scendere. Sicuramente è più che morto. Sta rimanendo ancora nel foro nel gas. Ovviamente sa che morirà. Siamo a 40 kill e gli mancano ancora 5 team. 41 kill, li confermano l'altra. Traccata in paracadute incredibile. Altra gente sotto, questo qua era FK. A fine partita, va bene. Altra gente qui sotto qui, li andrà a pushare, sono minimo 3. Deve farsi prima quello di fronte perché potrebbe dargli fastidio, infatti. Entra lì uno nell'angoletto nascosto. Ok. Poi dicevo, una bella bella lobby questa qui.
Ovviamente, anche se è bella la hobby, se non giochi come Adrian, 51 kill, non te le fai nemmeno mai. Qualche altro camper qui sotto, si andrà a comprare un Wavi per stanarli, infatti se ne sono scappati. Ha uno facile qui sotto. Infatti qui dentro. Neanche si gira mentre lo spara. Super bot, ragazzi. Incredibile. Incredible. Quando siamo a 46 kill. Prende la macchina per spostarsi, perché da lì i camper se lo possono fare, per quanto scarsi siano. Torna indietro, perché infatti devono uscire loro e sicuramente adesso li lasererà. Infatti li prende la posizione. Ragazzi, la posizione è la cosa più importante. Gli altri ancora non si sono mossi, gli cade qualche paracadute. Lui può laserarli, infatti. E la gente giù, il primo a terra, il secondo anche whippati, ragazzi. Incredibile aim. Un altro team incredibile, gli tira una granata, lo craccano, attenzione, uff. Si salva per miracolo, ragazzi. Miracolato qui. Sino che un altro vuole prendere l'elicottero. Lo mette a terra quando siamo a 50 kill, ragazzi, e ne manca soltanto uno. Adesso si andrà alla caccia per stanare l'ultimo. What's good, big A? We got blessed, bro. We got blessed with that lobby, you know what I'm talking about? Infatti, eccolo qui. Lo trollano anche un po'. Forse vogliono che resti per farsi ancora un'altra kill. Infatti, l'hanno lasciato i soldi allo shop prima per quello. Proprio il momento non sta restando. The BP50 is meta, chat. Vogliono che resti, ma mi sa che non va a restare. Se l'è capita, se è capito il trucco l'nemico. Ragazzi, non resta l'ultimo, anche se le lascio di soldi. Just a real rebirth reapers, bro. Niente, aspettano che resti, ma non resterà. Fidati, Adrian. Infatti, eccolo lì. Attenzione che lo spara. Lo andrà a pushare adesso. È un super bot, ragazzi. L'ultimo è 51 kill per Adrian. E ragazzi, è tutto per il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un bel like al video e iscrivetevi per restare sempre aggiornati su Warzone. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.